Buongiorno, siamo sempre qui al Club Big Oratum dove cercheremo di darvi un aiuto su quello che riguarda le distanze. Oggi lavoreremo sulle linee e sulle linee spezzate. Molto spesso vedo quando istruttori e allievi misurano il percorso, che misurano tutto il percorso per avere un'idea, più che un'idea, una certezza sui tempi da fare durante il percorso, che è una bellissima cosa. È molto bello codificare l'equitazione, anche se è molto complicato, anche perché ad alto livello è un aiuto sicuro importante. Se guardate ad alto livello, in genere fanno tutti più o meno gli stessi tempi di galoppo. Ora, penso che senza fare un calcolo troppo lontano dalla realtà, se guardiamo i percorsi dei dilettanti fino ad arrivare anche alle gare di 1,30, 1,35, penso che il 60-70% non faccia quello che ha stabilito di fare. Dunque, anche se io molto spesso e tanti miei colleghi introducono le linee e cercano di insegnare a fare i tempi stabiliti, che è una cosa correttissima, io prima di ciò darei la precedenza a saltare, fare una transizione, nel senso l'ideale è farla al galoppo, fare, diciamo, rimettere il cavallo in equilibrio e poi solo pensare all'ostacolo successivo. Perché la cosa importante è che dopo ogni salto ci sia il controllo. Non è tanto importante, no, diventa poi importante quanti tempi uno mette tra un ostacolo e l'altro, anche perché se le linee sono giuste, come spesso capita nei concorsi, anche perché facciamo un complimento ai direttori di campi italiani, abbiamo degli ottimi direttori di campo, dunque se uno impara a montare in un buon galoppo, un galoppo regolare, e quando c'è scritto 350 metri al minuto, fai 350 metri al minuto, è molto improbabile che arrivi male. La cosa difficile è arrivare ad avere un galoppo regolare in un buon equilibrio e mantenere i 350 metri al minuto, quello che i cavalieri di un certo livello fanno. Ok, iniziamo la lezione. Ho già fatto il riscaldamento e adesso da subito introduco una linea o una linea spezzata. Cosa importante è nel momento in cui iniziate il lavoro o volete migliorare il vostro avvicinamento, cercate di fare tutto andando piano. Più piano andate, più facile è avvicinarsi al salto e avere il controllo dopo il salto. Una transizione all'altra, che calo è forte, se vedete apre la bocca, va contro il volere del cavaliere e io non ho un chiudi bocca molto stretto. Questo per il semplice fatto che secondo me dopo il salto il cavallo deve fare una ginnastica, è sulle spalle e deve rimettersi sul posteriore. Dunque non è stringendo di più il chiudi bocca che il cavallo migliora. Può essere un aiuto di una frazione di secondo, ma la cosa importante è saltare e fare transizione all'alto, transizione al trotto, che il cavallo piano piano diventi una cosa più semplice. Dunque, quello che bisogna cercare di fare è saltare e essere molto ripetitivi negli esercizi, senza per quello essere severi, ma continuare a ripetere l'esercizio fin quando diventa per il cavallo più semplice, lui diventa più elastico. Più diventa elastico, più facile diventa la vostra equitazione. Qua continuate a vedere, prima di avere il cavallo agli ordini, ci mette almeno 7-8 passi. Dunque, ripetere questo esercizio all'infinito, fin quando lui lo fa molto bene. Certo è che se vedete che diventa una cosa un po' troppo combattuta, potrete fare un intervento un po' più severo, però direi non da subito.
è già meglio, ma non è ancora come deve essere. Io preferisco che voi facciate una transizione all'alt, perché nell'alt c'è la completa decontrazione di cavaliere e cavallo. Di cavaliere, se c'è da parte del cavaliere, automaticamente anche il calo si lascia andare, anche perché fa una transizione al trotto. Comunque non è detto che uno si rilassi completamente. Invece nel pass, nell'alt, o anche nel passo, ma più nell'alt, c'è la completa decontrazione del cavaliere. Ok, rientra da solo adesso. E adesso posso rivedere la distanza con calma, perché non mi devo preoccupare del contrasto del mio cavallo. È rientrato da solo, mi ha dato il tempo di riguardare la distanza. Adesso, dopo il salto, siccome non c'è un altro ostacolo dopo, è molto più facile metterlo di nuovo in equilibrio. Lo ripetiamo ancora una volta, vediamo se la cosa funziona. L'abbiamo fatto 4 volte. La quinta, che qua rientra, mi posso sedere e aspettare che il salto arrivi. Bene, transizione all'alta, anche qua vedete, va di nuovo contro, perché è una cosa che tutti i cavalli fanno, nel senso che noi vogliamo fare il contrario di quello che fanno in natura, nel senso vogliamo mettere il peso sul posteriore, rimettere, e loro dopo il salto sono sulle spalle. Dunque bisogna lasciargli il tempo, lasciare il tempo al vostro cavallo di rimettersi piano piano sul posteriore. Cioè, calo così, che è un calo che va un po' contro, un po' forte, ha bisogno sicuramente di più tempo. Poi ci sono cavalli che ci mettono di meno. L'importante è avere pazienza nel momento in cui fate questo esercizio. Potete ripeterlo all'infinito prima di arrivare alla soglia della stanchezza. Cercate di fermarvi sempre prima che il vostro cavallo sia stanco. Facciamo la stessa cosa sull'altra mano, qui è più facile. È rientrato, dunque posso andare subito. Un po' forte dopo il salto, ma qui, siccome non devo fare un altro ostacolo, posso al galoppo piano piano cercare di decontrarlo. Ora l'idea è di farlo, se l'abbiamo fatto 5 volte sull'altra parte, di ripeterlo 5 volte anche di qua. Sei un po' forte, allora decido di fare un altro. Non è importante a che galoppo si riceve, eh? Adesso si è ricevuto a destra, non è importante. L'importante è che dopo il salto lui rientri, rimanga dritto, ma più che rimanere dritto, che venga indietro, nel senso che anche se sposta il posteriore un po' verso la destra, verso la sinistra, non è un problema. La cosa importante è che rallenti, che si metta a disposizione del proprio cavaliere. Adesso sarei potuto andare avanti, ma visto che era un po' forte, ho fatto una transizione al passo, anche perché all'alto, anche perché è comunque sempre utile spiegare al cavallo che si deve lasciare andare, che dopo ogni salto lui si deve decontrare prima di pensare all'ostacolo successivo. Ed è molto complicata questa cosa, perché vede l'ostacolo successivo, sa che lo deve saltare, dunque tende a voler accelerare, anche se si è decontratto. C'è un momento nel quale lui vuole andare, e in quel momento lì io lo fermo, perché voglio che ascolti me, che ascolti prima me e poi pensi all'ostacolo successivo. Si ribella un po', perché di carattere, e adesso salta e rientra già di suo. Posso aspettare che il salto arrivi e saltare.
E poi possiamo provare a legare un piccolo percorso fatti di linee per terminare la lezione odierna. Ma la cosa importante è quello che abbiamo fatto in questo esercizio, secondo me. Certo che poi il punto d'arrivo è sempre legare un percorso. Adesso faccio un percorsino di 8 ostacoli, ok? 8 ostacoli e cercherò di non fare nessun altro, però ove ce ne fosse bisogno lo faccio, anche perché non bisogna andare a saltare all'ostacolo successivo prima che il cavallo non sia completamente decontratto. Guardare il salto per dare la direzione, il centro del salto. Riprendere e pensare all'ostacolo successivo. Nel momento in cui il calo si riceve ed è rilassato, cercate di lasciarli, comunque di lasciarli fare, di concedergli qualcosa. Che lui capisca che se lui è ordinato, il premio del cavaliere è concedere un po' di incollatura. Ok, direi che anche se ci sono stati dei momenti nel quale il cavallo è diventato un po' più forte, ci possiamo accontentare. Per oggi può bastare, sicuramente lo ripeteremo diverse volte affinché diventi una cosa semplice per il cavallo e il cavaliere, però bisogna accontentarsi del lavoro del cavallo. Grazie e buon lavoro.